questo nuovo video. Amici, stasera pescata serale, sono in compagnia di due persone, ora poi ve li faccio vedere. Allora, stasera stiamo cambiando un po' lo spot, è uno spot che comunque ci siamo andati in inverno, è uscito qualche bel pesce, ora stiamo andando a provarlo in questo periodo estivo, dato che l'abbiamo provata tutte e per ora è uscito qualche pesciolino. Siamo partiti un po' in ritardo per dare tempo alle persone di andare via dalla spiaggetta, perché comunque c'è una spiaggetta. Come vedete, oggi è una bella giornata a Palermo. Purtroppo ieri c'è stata quella bomba d'acqua, è successo un disastro a Palermo. Per fortuna si pensava che ci fossero morti, ma poi non è stato così. Comunque, dai, a tutti i palermitani dico di sollevarsi subito. Palermo è forte su queste cose, è sempre a testa alta. Allora, come vi dicevo, con me c'è mio cugino Mario, che ora si inquadra. Ciao ragazzi. In un attimo vi faccio vedere come mi sdoppio, ragazzi, guardate, 1, 2 e 3. Ciao a tutti ragazzi. Siamo arrivati, abbiamo fatto un bel po' di strada, ci siamo arrampicati e abbiamo scelto questi due belli scogli. Guardate, se il vento ci aiuta è una bella situazione, dai. Ora mio cugino mi sta riprendendo, dovrebbe scendere qui sotto. Speriamo di farcela. Dai, ce la faremo. Secondo lancio, una bella occhiatina, dai. Speriamo che arrivano quelle più grosse. Stasera qualche pesce lo teniamo, perché ci sono, c'è mio nipote che vuole un po' di pesciolino fresco. Già questo è un pesce, dai, tutto sommato simpatico. Ok, intanto lo mettiamo nell'acqua, continuiamo. Amici, un'altra occhiata discretuccia presa da mio fratello a Leggering. Un'occhiatina. Io ne ho perso praticamente due qui sotto da poco, e poi tutte occhiatine piccole. Mario ne ha presa pure qualcuna, è messo qua accanto a me. Comunque, serata piacevole in compagnia della musica. Ok, dai, continuiamo. A dopo. Ragazzi, un'altra occhiata. Per ora mangiano tutte queste occhiatine. C'è un po' di venticello frontale, ma riusciamo a pescare. Poi continuano la canna a leggeri e Mario con questo galleggiante lì sotto. Continuiamo. È appena arrivata la nave. Musica sempre sottofondo. Qua i ragazzi sono si balla, ragazzi. Questa è la postazione di mio fratello. Qualche pesciolino pure lui a feeder. In questo scoglio ogni tanto dove siamo messi si muove, abbiamo la sensazione di essere su una barca. Comunque, una serata veramente piacevole, tante mangiate, tantissime mangiate, pesciolini piccoli, solo 3 discretucci, sicuramente ce li portiamo via. Comunque, una mangiata in diretta, un attimo, è una cosa che stava cadendo in acqua, c'è stata appena una mangiata, di nuovo, saranno sempre le stesse occhiatine. Vediamo. Ha mollato? Sì. Ok. Ciao, ci aggiorniamo dopo, dai. A dopo. Questa era la mangiata di poco fa, ragazzi. Grandissima. Uppala. Dov'è? Ecco qua.
bella occhiatina. Ora la slamiamo e la rilasciamo. Primo saracotto della serata, un bel testa nera. Ora andiamo a rilasciare. Nel frattempo qua si è posteggiata questa grande nave e noi continuiamo, a dopo. Amici, tra un po' concludiamo la pescata. Vi volevo far vedere la montatura, avvicinati. Allora, stasera ho usato un 2 grammi più 2 grammi, un galleggiante piombato. Ora se da un due orette c'è un po' di venticello, di corrente, e questa forma di galleggiante e questo tipo di galleggiante mi ha aiutato nel lanciare il galleggiante. Poi ho costruito, ho legato tra nodo e nodo tramite due asole la lenza madre con la spallinata costruita, in poche parole, un attimo che ve lo faccio vedere, girellina, primo pallino staccato 15 cm e poi un centimetro alla volta a degradare, 14, 13, 12, 11, 10, fino ad arrivare agli ultimi pallini che si stringono. Come finale uno 0,13 e un amo del 18 che ora si è staccato proprio a finire. Piccola billatura qui, sempre billatura qua per ammortizzare tutto, ok? E niente, serata piacevole. Ora stiamo raccogliendo tutte cose e andiamo via. Tre pesci li abbiamo presi, tre occhiate, ora se li mangia mio nipote. Va bene ragazzi, dai, ci vediamo per i saluti, a dopo. Amici, la pescata è terminata. Amici, la pescata è terminata, è luna di notte, stiamo andando a casa. In un altro, devo provare uno spot nuovo. Comunque, vediamo di minchia. Uomo, faccia appena. Amici, pescata terminata, stiamo tornando a casa, luna di notte. Comunque, tutto sommato una bella serata. Devo dire che i pesci hanno mangiato il tempo della pescata, anche se piccoli, tre discretucci, due l'ho persi, anche a Fider mio fratello ne ha presa una. Comunque il posto promette bene, già lo conosciamo perché siamo venuti a pescare in inverno. La paratura ve l'ho fatta vedere, mi dispiace per l'immagine, ma di sera è sempre un problema fare vedere le catture dei pesci. Comunque stiamo andando a casa, dai, ci andiamo a riposare. Spero di vederci a più presto. Se vi è piaciuto questo piccolo video, iscrivetevi al canale, mettete un like e lasciate sempre un commento. Vi saluta anche Mario che è dietro, morto di sonno, mio fratello che mi sta riprendendo. Ciao ciao. Alla prossima ragazzi.